Si è svolta questa mattina nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Teramo la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2014-2015. Una giornata che segna la fine del ventennale e l'ingresso dell'Ateneo Teramano nel terzo decennio. È un momento importante perché è un momento, oltre che di celebrazione, dovuta peraltro, soprattutto di progettazione e di programmazione. L'Ateneo dovrà in qualche modo fare delle scelte importanti per il proprio futuro e credo che rileggere i 50 anni di storia e di esperienza accumulata possa essere estremamente utile per focalizzarsi, per rendere più agevole l'individuazione degli obiettivi su cui concentrarsi e per i quali lavorare. Sono cadute le barriere per la ricerca, sono cadute le barriere direi anche per la didattica, per la ricerca, perché ormai ci si confronta sempre più in un contesto internazionale, per la didattica perché le tecnologie rendono possibile, anche stando qui a Teramo, frequentare un corso dell'Università di Shanghai piuttosto che di Tokyo, piuttosto che di New York. E in questa internazionalizzazione noi abbiamo molto da guadagnare, soprattutto da guadagnare, perché riusciamo a superare e a vincere quelle barriere geografiche che per tanto tempo hanno limitato la nostra capacità d'azione. Nel corso della cerimonia è stato conferito a Giovanni Legnini, vicepresidente della CSM, l'Ordine al Merito dell'Ateneo. È un atto dovuto per i meriti acquisiti da Legnini, ma ancor più fortemente voluto dall'Ateneo, perché vogliamo in qualche modo indicare Legnini come esempio ai nostri studenti, come esempio di impegno nel mondo delle istituzioni, di impegno civile, mi sentirei di dire in senso più ampio e più nobile del termine. Vorremmo che i nostri studenti dall'esempio di Legnini possano trarre motivo per impegnarsi di più nell'università e per affrontare poi le sfide sul lavoro. Durante l'apertura dell'anno accademico, il rettore Luciano D'Amico ha annunciato che conferirà a breve 3 nuove lauree honoris causa. A Nancy Pelosi, ex speaker della Camera dei Rappresentanti, prima donna a ricoprire questa carica nella storia degli Stati Uniti, Elio Di Rupo, ex primo ministro del Belgio di origini italiane, il primo politico di alto rango a rivelare la propria omosessualità, e a Filippo Giovanni De Cecco, patron dell'omonimo pastificio abruzzese. Una notizia importante che riconosce a personaggi di primo piano del panorama economico, politico e cultura nel mondo un giusto plauso. Una cerimonia che ha visto una grande partecipazione dal mondo politico, regionale, locale, da tutte le istituzioni e dalle più alte cariche delle forze dell'ordine.